venite gente che in piazza si va, un grande spettacolo c'è. Francesco al padre la roba ridà, rendimi tutti i soldi che hai. A 10 anni dall'inizio dell'attività di Agire, quest'anno vi ripresentate, possiamo dire, con la grande opera che vi ha lanciato. Che cosa succederà? Succederà che tutti un pochino più vecchi, un pochino più acciaccati, ma con l'iniezione di tutto il cast dei giovani, torniamo in scena con Forza Venite Gente, che è il musical sulla vita di San Francesco, riproposto per la prima volta dopo 10 anni, sempre all'anfiteatro di Viale Alpi, con praticamente tutto il cast di Agire, cioè tutte le persone che sono in questi anni passate all'interno dell'associazione e che si sono volute cimentare, chi qualcuna solo per una piccola parte, ma tutti con grande impegno, per la riproposizione di questo che è un pochino il nostro, diciamo così, cavallo di battaglia, quello che ci ha tenuto a battesimo, e quindi ci piaceva festeggiare i 10 anni di attività con questo omaggio e questa riproposizione. Tra i personaggi interpreti principali di questo momento teatrale, il papà di San Francesco, qual è il messaggio che vuole emergere da questa commedia? Pietro Bernardone, praticamente un padre turbatissimo dalla scelta del figlio di abbandonare tutte le ricchezze che lui nella vita ha accumulato, e ovviamente si tormenta per tutto lo spettacolo per cercare di capire le motivazioni che hanno spinto il figlio a fare questa scelta. È un mix di pensieri positivi, negativi, dubbi, ricordi che lo accompagnano per tutto lo spettacolo, per poi arrivare ovviamente al termine a capire effettivamente poi la scelta che il proprio figlio ha fatto e poi quello che diciamo è diventato San Francesco nel mondo e per il mondo della Chiesa. San Francesco, punto di riferimento appunto per i giovani e per la Chiesa, è un momento davvero importante per riproporre e ripercorrere le tappe di San Francesco. Quando e dove questo evento? L'evento il giorno 29 e il giorno 30, venerdì e sabato, presso l'anfiteatro di Viale Alpi alle ore 21. Vi aspettiamo, non mi resta altro che dire, forza venite gente!